È una femmina che si rilassa lungo la sponda. Non è sola. Ha un cucciolo, un maschio di circa un anno. Vivere in una riserva protetta significa non considerare gli uomini come una minaccia. Perciò tollerano Bertie e la sua barca. Per i primi anni di vita i cuccioli restano insieme alla madre. Lo ha svezzato 6 mesi fa. Ma lui dipende ancora da lei per il cibo e la protezione. Presto diventerà più grande della madre, ma ora è ancora un cucciolo che vuole giocare. Sono a 15 metri di distanza e sono talmente rilassati che sono riuscito a scendere dalla barca e a sedermi qui. Lì c'è la femmina. E il cucciolo è laggiù. Sono davvero felice che ci abbiano dato l'opportunità di osservare la loro vita quotidiana. Che esperienza incredibile. È suo il compito di insegnargli come sopravvivere nel Pantanal. Per il momento ha imparato un trucco per tenersi fresco durante i giorni afosi della stagione secca. Arrampicandosi in cima agli alberi, i giaguari possono godersi la leggera brezza che spira sopra il fiume. In questo momento, femmina e cucciolo stanno condividendo un legame molto stretto. Tuttavia, tra poco più di un anno, lei lo allontanerà e lui vivrà una vita solitaria. Nessuno sa con certezza chi sia il padre di questo cucciolo, perché i maschi e femmine non restano insieme dopo essersi accoppiati. È molto probabile che si sia accoppiata con il maschio dominante del suo territorio. E da queste parti è chiaro di chi stiamo parlando.